Sì, diciamo, il danno della Roma è un danno lievissimo, è un'inflazione sciocca, un'inflazione che non, come dire, non c'è nessuno, è talmente stupida che però ti voglio dire anche che quella è una sanzione che è inevitabile stante, diciamo, enorme. E se voglio, come dire, arrivare fino in fondo, ti dico che un club professionista con l'inflazione non la può mai fare. Ne può commettere tante altre di errori, però non quello, per te, dire che diciamo, siamo quasi nel dilettantismo. In quell'errore della Roma c'è una dose di dilettantismo che un club di quel Questo è nome, negato. con quella forza economica, con quell'organigramma, quel tipo di errore in una società come la Roma non può esistere. Che la Roma abbia pagato oltre misura, questo sono d'accordo con te. La scelta della Gazzetta in prima pagina, invece quella è mia, la rivendico. Il Milan pesa notevolmente sulle vendite in una stagione in cui le vendite non sono brillantissime. Ma Punto io che sono guadagni. stato in giornali molto romani, dove ho fatto giornali molto filoromanisti, e sono stato, perché diciamo, il Messaggero e il Corriere sono due giornali in cui la Roma sulle vendite ha un peso determinante, molto più che la Lazio. Quindi è vero che dal punto di vista editoriale, come dire, i giornali risentono dei propri lettori, ma questo è inevitabile, no? E non c'è dubbio che il maggior numero di acquirenti della Gazzetta dello Sport siano milanisti, interisti, juventini. Questo non può che condizionarci. La storia editoriale esiste e quella la rivendico. Io ho fatto i giornali filoromanisti perché vendevo ai romanisti. Oggi, come dire, non posso non prendere atto, stando alla Gazzetta, che Milan e Inter ogni volta che vincono mi danno il 30% delle cose. No, sarei un matto. La Roma non me ne dà quasi niente dal punto di vista delle copie, perché giustamente il tifoso o il lettore della Roma ha nei giornali romani il proprio punto di riferimento. Quindi questo è un discorso. Il discorso professionale di non riconoscere i meriti della Roma, questo sarebbe sbagliato, e noi riconosciamo i meriti della Roma a un club che comunque sta cercando una strada con una proprietà che mi sembra una proprietà che, a differenza dell'altra, che era una proprietà puramente finanziaria. Stiamo parlando di una famiglia che ha messo soldi propri, che comunque Friedrich sta mettendo soldi propri, che non arrivano dalla Raptor, arrivano dal suo conto in banca. E quindi, diciamo, oggi trovare presidenti che tra l'altro non sono nati né a testaccio né a trastevere, che arrivano da oltreoceano, che mettono dentro 200-300 milioni di euro, mi sembra un fatto rilevante. Il protocollo del calcio ha difetto di non essersi aggiornato nel momento in cui sono comparse le varianti, che sono molto più contagiose del Covid precedente, del Covid che avevamo imparato a conoscere, e quindi praticamente si è trovato impreparato. Adesso il campionato sicuramente terminerà, e quindi diciamo questo periodo faticoso lo metteremo tra parentesi, però certo ci sono state delle difficoltà, delle incongruenze, dei club che si sono comportati lealmente, altri meno lealmente, chi ha rispettato di più il protocollo, chi meno. Io adesso direi che sulla questione di Lazio-Torino, quindi se il Torino ha rispettato o meno quanto detto dalla ASL, se si è comportato con furbizia, diciamo che è un terreno minato. Io sono il direttore di un giornale che è editato da Urbano Cairo, e quindi qualsiasi cosa io dico può sembrare appunto condizionata da questo elemento. In realtà, se andiamo a guardare i fatti nella loro sostanza, e quindi diciamo se andiamo a guardare ciò che ha detto la ASL, quindi diciamo l'imposizione fatta a Torino, non riesco a capire sinceramente di quale fu tratti. Mi verrebbe sospetto che Sanduli, come dire, che è un notorio tifoso della Lazio, si sia fatto prendere la mano. Poi però devo anche dire nello stesso momento che, guardando alle motivazioni con cui giudicò il comportamento del Napoli nei confronti della Juventus, poi vediamo che pressappoco le parole usate sono le medesime. Quindi diciamo, io direi che nel caso di Lazio-Torino mi pare evidente che Torino non potesse fare altrimenti. Così come per Napoli-Juventus, anche se i casi sono diversi, perché il numero dei positivi del Torino e il numero dei positivi del Napoli erano diversi, e ci trovavamo nel Napoli in una situazione antevariante. Comunque diciamo, il tema è lo stesso, lì c'è un'ASL che interviene,
e mi pare evidente che il club non può che adeguarsi a quanto disposto dalla ASL, non è che può infrangere la legge dello Stato per giocare i partiti di calcio. È chiaro che il rapporto tra il Torino e la Lazio, i rapporti tra il Torino e la Lazio sono rapporti tesi, quindi diciamo io credo che l'Odido abbia avuto sempre consapevole che comunque le cose sarebbero andate in quella maniera, abbia voluto fare comunque un'azione di disturbo.